Take it back. You see my throne, it's made of straw. L'unione fa la forza, che è una frase che ormai purtroppo si sembra sempre essere banale perché si dice con superficialità, ma in questo caso ha proprio appieno il suo senso, il suo valore. Chiunque abbia collaborato ha messo per quello che poteva e ha scommesso per quello che pensava di non avere, e questo ha fatto sì che ognuno si accrescesse. Non lo so, credo che la sensazione sia un po' quella di quando vai a vedere a teatro una compagnia che magari non è neanche una compagnia professionale, che però monta lo spettacolo in un modo così affiatato che il messaggio ti passa. Quindi, a parte l'aver imparato tanto ed essermi divertito, ti rendi conto che proprio ti forma. Scontrarsi con cose nuove ti può far suscitare qualcosa a reagire, e quel modo di reagire ti forma come una nuova persona, con comunque parte del tuo passato c'è dentro di te. C'è sempre qualcosa da imparare, poi io sicuramente non lo farò mai di mestiere, però comunque è una cosa che non tutti nella vita possono dire di aver visto, quindi è tanta roba. Fare parte di quel mondo mi ha fatto sentire davvero molto molto viva, soprattutto alla prima, al The Space, questa cosa è venuta fuori ancora di più. Eravamo un sacco e tutti molto sorridenti, è stato bellissimo. Mm-hmm.
suonare dentro un cinema non è uno dei primi posti a cui uno si immagina di suonare quando fonda una band. Siamo riusciti a fare anche questo ed è stata un'altra soddisfazione che abbiamo raggiunto grazie ad Emanuele e Dario. Una cosa che mi ha sorpreso tantissimo è stato il giorno della prima, che era, diciamo, la primissima volta che l'avevo visto il film, anche se prima Emanuele mi aveva dato il DVD, l'avevo visto, però sai, tra vederlo in un computer e vederlo su uno schermo di 30 metri è... Sono senza parole, veramente. Queste due persone sono fantastiche, guarda quanta gente c'è, è incredibile, guarda. Io sono, non lo so, mi sento fortunatissima a conoscere due menti malate come le vostre, perché mi fate tornare indietro nell'adolescenza e vorrei poter vivere tutto il tempo lì dentro, perché riguardando il film stavo benissimo, così come tutto il tempo che passo con voi, e credo che tutte le persone che siano qui abbiano condiviso la stessa sensazione che abbiamo condiviso noi nello stare con voi durante tutte le riprese e durante tutto il tempo che si passa con voi, perché voi siete così sempre, quindi grazie, devo solo ringraziarvi, grazie. Questo è il motivo per cui alla fine ci sono 512 persone che ci hanno creduto prima ancora di sapere che ci credevano. Alla fine c'è un po' di tutti in tutti quelli che avete visto sullo schermo prima. È quello che secondo me rappresenta la ricchezza di quello che avete visto poco fa. Ti lascia proprio un senso, ti senti bene, anche l'esperienza musicale, l'esperienza di immagine ti lascia positivamente, quindi io mi immagino la gente uscire dalle sale contenta di aver visto un film di questo tipo. Piacevole, notevole e una crescita veramente professionale di alto livello con l'apporto di tutti. Si vede e traspare la voglia di fare il film e l'amore che c'è dietro questo film. E l'emozione che ho avuto quel giorno è stata enorme, più di 500 persone lì a vederlo, e oggi come oggi riempire una sala con 500 persone, insomma, è un po' una rarità. E ogni volta per me farne parte è veramente molto più che un onore, è un legame indissolubile che penso ci accompagnerà, credo, per tutta la vita. Per me sono assolutamente ancora un'immensa e unica priorità, quindi ragazzi vi ringrazio di cuore perché siete straordinari e sono veramente fiero di far parte della vostra vita. Veramente una gran bella soddisfazione, come quella di vedere il mio faccione e quello di tutti noi in questo mega schermo. È una cosa nuova per chi non l'ha mai provata, è bella. Quella è stata la prima volta che mi sono vista la faccia così grande su uno schermo enorme ed è stata comunque un'emozione assurda, insomma, mai provata prima. Del tipo fai ripartire il film, voglio vederlo adesso. Una cosa molto particolare perché ti permette di vederti come ti vedono gli altri. Fa un po' impressione, quindi è figo. Speriamo insomma di riuscire a continuare a lasciare piccole tracce, queste storie di amicizia che stanno procedendo parallelamente. Durante tutte le fasi della produzione, della promozione, delle proiezioni è stata una gran bella compagnia. Ho imparato tanto, ringrazio tantissimo il nostro regista Emanuele per questi momenti, bei momenti passati insieme. Sentire che c'è chi attende con ansia quanto noi di vedersi realizzare un nuovo progetto di interazione umana che si materializza in una storia, per noi è la cosa più importante. Quindi crowdfunders tutti, grazie a chi ha donato una quota, a chi ne ha donate mille, a chi ha donato il suo tempo, a chi ha donato la sua attività commerciale. Grazie a tutti, veramente. Dimostra che quando si hanno dei sogni, mettendosi insieme, anche senza dietro grandi finanziamenti, si riescono comunque a realizzare delle belle cose. E la tenacia di questo progetto che ha reso possibile questo progetto, cioè la volontà e lo sforzo di poter continuare a lanciare questo messaggio, cioè che insieme le cose funzionano. Certe storie sono dannatamente vere, la nostra è magica!